Sentiamo però, per quanto riguarda l'idroelettrico, che cosa ci racconta il nostro Valerio Rossi Albertini. Le cascate, oltre ad essere degli straordinari spettacoli della natura, hanno caratteristiche ineguagliabili sotto diversi aspetti. Da una parte, sono un ecosistema unico, perché il rimescolamento delle fredde acque produce un'ossigenazione superiore a quella di ogni altro corso o specchio d'acqua dolce. E d'altra parte, sono il prototipo delle fonti di energia rinnovabili, cioè quelle che sfruttano le forze della natura per produrre elettricità. La cascata è il sistema più efficiente per la generazione di energia idroelettrica, perché il grande dislivello imprime una forte spinta alle turbine che trasformano il movimento dell'acqua in energia elettrica. Ma Licia ci ha parlato di un altro aspetto importante che deve essere sempre tenuto in considerazione. Ogni intervento, anche se per uno scopo giusto e condivisibile, come la costruzione di una sorgente idroelettrica che fornisce energia senza inquinare, deve essere rispettoso delle condizioni naturali. Brutalizzare un corso d'acqua non è ammissibile neanche per produrre energia pulita. Un impianto idroelettrico è simile alla dinamo di una bicicletta. Mettendo in rotazione un magnete all'interno di una gabbia di fili di rame, si genera una corrente elettrica. La differenza è che, nel caso della bicicletta, il movimento utilizzato è la rotazione del copertone e la corrente prodotta si usa soltanto per accendere i fanalini. Nel caso di un impianto idroelettrico, invece, il movimento utilizzato è quello delle acque. La corrente prodotta si usa per alimentare utenze pubbliche e private, civili ed industriali. Vediamo insieme un modello semplificato di come funziona la rete elettrica attuale e di come dovrà diventare. La centrale elettrica svolge la stessa funzione della sorgente del fiume. Dalla centrale elettrica parte l'elettrodotto, così come dalla sorgente sgorga il fiume. L'elettrodotto trasporta la corrente elettrica generata dalla centrale, nello stesso modo in cui il fiume trasporta l'acqua dalla sorgente. E come parte dell'acqua di un fiume si perde, perché evapora o è assorbita dalla terra, nella stessa maniera si perde una parte dell'energia elettrica lungo l'elettrodotto. Dall'elettrodotto partono poi delle diramazioni, che sono l'equivalente dei canali che attingono acqua dal fiume. Infine ci sono delle pozze, in cui si riversa l'acqua dei canali, e quelle sono l'analogo delle utenze di energia elettrica, cioè case, uffici, impianti industriali e così via. I difetti di questo modello sono evidenti. Qualunque cosa accada, l'effetto ultimo è che la corrente non arriva più a destinazione, che si inaridisca la sorgente, cioè si spenga la centrale, che si blocchi il fiume, ovvero si interrompa l'elettrodotto, che si ostruiscano i canali che rappresentano le diramazioni dall'elettrodotto alle case, il risultato è lo stesso, non arriva più elettricità. Molti difetti della rete elettrica possono essere eliminati adottando un sistema alternativo per la generazione e la distribuzione della corrente, un modello che si ispira ad Internet. Internet è infatti le caratteristiche che possono rendere la rete elettrica più affidabile e flessibile. Immaginiamo ora che i nodi della rete siano o le utenze o piccole centrali elettriche, che adesso dovremmo chiamare soltanto sorgenti, perché non si trovano più in una posizione centrale. Il percorso che dovrà fare l'elettricità sarà breve, evitando perdite lungo la linea. Ogni utenza potrà poi essere collegata a diverse sorgenti, non correndo più il rischio di restare isolata. Le utenze stesse potrebbero avere delle sorgenti. Ad esempio, una casa potrebbe essere dotata di un impianto fotovoltaico sia per le proprie esigenze che per quelle degli utenti circostanti. Infine, al pari di Internet, che è una rete intelligente, in grado di smistare nel modo più efficace il flusso di informazioni, la nuova rete elettrica che si sta cominciando a realizzare, detta Smart Grid, potrebbe regolare al meglio il flusso di elettricità, evitando interruzioni e sovraccarichi di corrente. Insomma, la tecnologia per passare ad un nuovo modello di produzione e di distribuzione di energia esiste. È simile ad Internet, che è stata ormai collaudata per decenni, dando ottima prova di sé.
un altro esempio di come la tecnologia può aiutare l'ambiente a curare le ferite che l'uomo le ha inferto.